Roberto Bianchi, presidente della Proloco di Varese. Come sta andando questo Natale e cosa sta nascendo ai giardini estensi? Questa è la pista di ghiaccio e di pattinaggio che ha voluto l'amministrazione comunale all'interno dei giardini estensi, che è una novità in realtà per la stagione. L'abbiamo realizzata con tanta fatica e con una vera lotta contro il vento, perché l'unica criticità che abbiamo avuto chiaramente è l'importazione di foglie all'interno della base, che si sta ghiacciando, perché vogliamo essere pronti per il weekend e quindi aspettiamo i cittadini di Varese che possano venire a vedere le illuminazioni e a pattinare sulla nostra pista all'interno del parco. Continuiamo il giro per la città di Natale, la città di Varese, con Roberto Bianchi, presidente della Proloco. Siamo in piazza Montegrappa. Come sta andando l'attività del mercatino? Ti dico la verità, incrocio le dita, ma sta andando molto bene. Nel primo weekend abbiamo fatto 25.000 ingressi, il che è straordinario, ma quello che soprattutto ci dà entusiasmo è il fatto che ci sia un enorme gradimento per l'allestimento, che per la prima volta è estremamente attrattivo, cioè è un motivo per venire a vedere la città, un motivo per arrivare anche da zone limitrofe al nostro territorio e per assaggiare i prodotti locali chilometro zero, ma anche i prodotti di tutte le altre regioni d'Italia. Che cosa si può trovare di caratteristico del territorio? Guarda, voglio un consiglio: polente bruciata in cartoccio. Una meraviglia, grazie, buon lavoro. Aspetto.